Il prossimo 11 febbraio è il lancio di una nuova navicella spaziale. Lo annuncia Luigi Carrino, presidente del CIRA, che ha ricevuto il premio Euro Mediterraneo 2014. Rino Genovese. Siamo all'interno del programma della Russia per tornare sulla Luna e, meglio ancora, siamo all'interno del programma che entro il 2018 lancerà un vettore verso Marte. Gli affreschi della sala cinese della Reggia di Portici a far da cornice a Luigi Carrino, il presidente del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali di Capua, che festeggia il conferimento del premio Euro Mediterraneo 2014, consegnato ogni anno dalla più antica organizzazione culturale d'Europa, l'Accademia Ercolanense, a chi ha meglio rappresentato nel mondo l'immagine positiva della Campania, con un annuncio. Il lancio dalla base di Curo dell'avveniristico XV, ennesimo gioiello del CIRA. L'impegno di Accademia e istituzioni Atenei per la ricerca, premiate le migliori tesi di dottorato della Federico II e della SUN, e non solo aerospazio. Lo sa bene l'Accademia, che oggi festeggia 260 anni, nata per lo studio dei papiri della città sepolta di Ercolano, ed oggi in campo con nuovi strumenti per la tutela artistica ed ambientale. Le innovazioni tecnologiche servono anche e soprattutto alla conservazione e restauro dei beni ambientali che sono patrimoni dell'umanità. E a proposito di ambiente, studi aerospaziali al servizio anche delle procure, collaborazione fortissima quella tra il CIRA e la Procura di Salerno. Osservazione con satelliti, droni, tecnologie di terra per contrastare ogni forma di criminalità.